è necessario quindi in alcune zone avviare, per quanto riguarda la flora e la fauna marina, tutta una ricognizione. Non è neanche necessario andare a mettere un divieto di pesca per tutto l'anno, perché può essere anche incompatibile con l'equilibrio del sistema marino. Faccio l'esempio dei tonni. Quest'anno c'è stato veramente un surplus di tonno in tutto il Mediterraneo, eppure esistono dei divieti e delle interdizioni di pesca che sono completamente inconciliabili con quello che è lo sviluppo generico e totale dell'equilibrio del sistema mediterraneo. E poi magari ci ritroviamo con le multinazionali della Mitsubishi che vengono e pescano in maniera indisturbata. Allora bisogna ricominciare e ridisegnare questo sistema di gestione in maniera integrale e totale. Non per forza quindi l'area marina è una soluzione, e chiaramente l'area marina va intersecata con la gestione di questi piani. Esistono infatti i piani di gestione locali, esistono gli strumenti comunitari come il FEAMP, il FEP, che sono ancora in fase di sviluppo, che prevedono la riconversione dei sistemi di piccola pesca marittima all'arcipelago Eoliano come in tutto il Mar Mediterraneo, e soltanto incrociando questi strumenti di programmazione si può riuscire ad avere un piano che è concreto, che è globale. Fino a ieri ho dialogato con alcuni pescatori che proprio a proposito del tonno chiedevano una revisione delle quote, perché può arrivare ad essere nocivo per l'equilibrio del Mediterraneo. Quindi anche partendo da questi strumenti che già esistono è possibile fare un'attività sostenibile anche nelle isole Eolie. Soprattutto partendo da questi strumenti e con la consapevolezza e col coinvolgimento delle categorie produttive e della cittadinanza. Grazie.